Forza! Venite tutti a Udine per il Paris Film Festival! Beh, posso solo dire che questo evento cinematografico è davvero estremamente divertente, lo trovo molto bello. Poi deve sapere che questa è la mia prima esperienza all'estero, quindi anche il mio primo festival cinematografico all'estero, e mi chiedevo prima di venire qui dal Giappone chissà che tipo di atmosfera ci sarà. E poi ieri, tutto un tratto, mi sono ritrovato a fare i saluti dal palco e ho cercato di farmi insegnare dell'italiano, che ovviamente sarà risultato estremamente stentato, ma nonostante questo il pubblico con le sue voci, con i suoi belli applausi, mi ha davvero fatto sentire il calore, il suo calore. E poi alla fine del film anche tantissima gente mi si avvicinava, e anche se non capivo bene quello che mi dicevano, capivo che provavano a cercare di parlarmi in varie lingue, però mi esprimevano che il film gli era piaciuto, e quindi abbiamo anche superato la barriera linguistica e ho davvero percepito il calore e il divertimento di questo bel evento cinematografico. Sì, diciamo che di tutti quanti i ruoli che ho interpretato finora, devo dire che sono due in particolare quelli che mi hanno davvero fatto pensare sì, voglio fare questo lavoro con tutta me stessa. Il primo era il protagonista della serie televisiva chiamata Nanase Futatabi, dove interpretavo una ragazza che poteva leggere la mente, la mente delle persone. E un altro opera si chiama Tenko Sei, che sarebbe uno studente che si è trasferito di scuola, in cui una ragazza e una ragazza si scambiavano le menti, e quindi mi sono ritrovata a dover parlare con modo di fare di un ragazzo, di interpretare diciamo dei modi che ovviamente erano totalmente astratti, lontani da quella che sarei io normalmente. Questo è stato in realtà estremamente divertente, e questi ecco sono i due ruoli principali che così mi hanno coinvolto. Sì, circa 3 anni fa ad Akihabara, che era famoso per essere il quartiere dell'elettronica e anche diciamo per essere comunque un quartiere estremamente vivace di Tokyo, una persona, un uomo, sul suo camion ha deciso volontariamente di non fermarsi a un incrocio, finendo appunto per uccidere, adesso non so dirvi quante persone, però appunto con molti deceduti e feriti, che appunto è diventato un caso estremamente eclatante. Quando inizialmente ci siamo incontrati con il regista per una visione del copione, mi è stato detto che non dovevo recitare letteralmente, che quindi non dovevo neanche imparare a memoria le battute, e io mi dicevo ma come, senza imparare le battute mi sarà ancora in realtà più complicato, e invece no, effettivamente in questo modo è stato possibile dare vita a una recitazione ancora più diretta, perché alla fine se ci pensiamo questo film può anche essere considerato una sorta di documentario, quindi io quando camminavo per le strade di Akihabara vedevo e pensavo liberamente quelli che erano i sentimenti che poteva avere quella ragazza, quindi la mia percezione così come era mentre camminavo veniva ripresa, e quindi per quello che riguardava poi il modo di fare, il modo con cui confrontarmi con le cose derivava dal fatto che io fossi più o meno ovviamente presente come personaggio, il personaggio protagonista si chiama Hikari, e di quanto io fossi nel ruolo, e questo in realtà era quello che interessava al regista, cioè il regista non mi parlava, non mi dava grandi indicazioni, però era sempre lì a controllare che io fossi nel ruolo, e diciamo per quello che riguardava anche la mia preparazione io cercavo di tenere a mente, di ricordare, di riportare alla memoria il giorno in cui vidi i notiziari che parlavano di questo incidente terribile, e poi all'interno della storia la protagonista ha un fidanzato Kenji che non, comunque non viene proposto posto, e io appunto pensando a quello che può voler dire, immaginandosi ciò che voler dire avere una persona tanto cara e perdere una persona tanto cara, ecco pensando a tutto questo poi ho dato vita al mio personaggio. Subito dopo il disastro di Fukushima, comunque la calamità naturale in generale, soprattutto il primo periodo, sia a livello televisivo che a livello cinematografico, ci si chiedeva cosa fosse giusto fare, perché ovviamente programmi come i vari
varietà, programmi comici, trattavano degli argomenti che si era quasi ritornati al punto base, nel senso da dove ricominciamo a farli. E perché ovviamente c'erano anche delle critiche, c'era gente che diceva in un momento come questo non è assolutamente interessante avere questo tipo di tematiche trattate in TV o al cinema. E quindi anche perché le persone avevano ricevuto degli shock di varia natura, chi aveva proprio appunto ricevuto dolore, chi aveva ricevuto anche chi aveva perso, aveva avuto questo senso di perdita nei confronti di persone o cose. E quindi ci si chiedeva cosa fosse giusto, ci si chiedeva che tipo di tematiche i film dovevano trattare, e addirittura ci si chiedeva ma è giusto continuare a fare film in questo momento. Poi adesso le do il mio punto di vista personale. Adesso diciamo la situazione si è un po' calmata, quindi si è ritornati a cercare di essere positivi e propositivi. Però subito dopo, immediatamente dopo questa tragedia, si può solo dire che c'era un senso di incertezza, ci si chiedeva ma cosa possiamo fare adesso? E invece adesso è passato un anno e si sta cercando un attimino di ritornare a quelli che erano i livelli precedenti con una certa positività. Adesso sì, c'è un film, un'opera cinematografica che stiamo girando, che ha come, come ambientazione l'anno 2035, e quindi senza dubbio molto futura. E quindi è un periodo in cui nel Giappone ci sono stati vari terremoti, vari eventi, per cui non si riesce più a vivere secondo i criteri della normalità. Quindi i bambini vengono rapiti, diciamo alle persone viene fatto del male, ed è lì che appaiono sette eroi, e io in questo caso interpreto il ruolo di una ragazza, diciamo appunto combattiva, ecco, in questi termini.